presento la nostra simpatica coniglietta rosa, fatta tutta in cotone, un cotone numero 5, e ho usato l'uncinetto 2,5. E in questo modo è venuta, diciamo, di questa grandezza. Anche lo schema non è molto grande, quindi usando il cotone e l'uncinetto piccolo è venuto proprio in miniatura. È stata impreziosita da questo fiocchettino, ho messo anche le guanciotte fatte con l'uncinetto. E niente, per realizzarla è molto molto semplice, quindi vi lascio lo schema dei vari pezzi da fare e poi vi mostrerò solo nella parte finale come ho attaccato bene un po' le orecchie, il fiocchettino con la colla e come ho fatto le guanciotte. Buona visione, spero vi piaccia e a presto! Ciao! Ed eccoci qui, abbiamo formato la testa, dopo lo schema la testa dovrà avvenire in questo modo, col filo poi chiuderemo un buchino con ago e filo e questa è la forma della nostra testa. Ora abbiamo il nostro corpicino, è leggermente aperto perché non lo chiudiamo completamente per poi attaccarlo alla testa. L'abbiamo imbottito, metteremo la testa e il nostro corpicino è pronto. E qui abbiamo le nostre orecchie. Un po' più allungate, le nostre orecchie bombate, ne saranno due, un pochino imbottite, pronte per essere attaccate alla testa. Eccoci alla formazione delle, eccoci qui con le braccine, saranno molto piccole, io non ho neanche tanto riempite, così le possiamo modellare come vogliamo. Ecco qui le nostre braccine. Ed eccoci qua anche alla formazione dei piedini. Abbiamo formato i nostri piedini, li abbiamo un pochino imbottiti, sono praticamente due mini palline e sono pronte poi per essere attaccate al corpo. Eccoci qui col fiocchettino come avevo fatto vedere, adesso con l'ago lo finiamo di chiudere, lo serriamo bene e poi l'attaccheremo con la colla a caldo. Quindi lo serriamo, lo stringiamo bene, tagliamo il filo in eccesso ed ecco qui il nostro fiocchetto pronto. Qui sulla testa ho già attaccato il corpo, come potete vedere, abbiamo già attaccato il corpo. Le orecchie le ho posizionate con degli spilli per dargli la posizione giusta. Ne ho messa una avanti e una un po' più indietro, come potete vedere, una è più in avanti e l'altra leggermente indietro, non sono proprio allineate, in modo poi da poter mettere, ecco, vedete, il fiocco in mezzo tra le due orecchie. Così in questo modo il fiocco non darà fastidio. E andrà messo lì, quindi l'orecchio dietro per poi mettere il fiocco avanti. Ed eccoci qui alla codina, abbiamo fatto anche una piccola codina da poter, vedete, l'ho già tutto attaccato, ho attaccato le braccine, le ho messe, anche le gambine, il fiocchettino l'ho attaccato un attimo con degli spilli, poi lo metteremo con la colla a caldo.
Infine, adesso metteremo la nostra codina anche per tenere in equilibrio il nostro coniglietto, altrimenti cadrebbe un po' più all'indietro, invece con la codina resterebbe più stabile. Infatti mettiamo la nostra posizione giusta, mettiamo uno sfilo per vedere se va bene come posizione. Ecco, mettiamo un altro sfilo, lo misuriamo, lo poggiamo e vediamo se è giusto. Vedete, ecco, il coniglietto rimane in piedi perfettamente, quindi la posizione va benissimo. Centrale, possiamo attaccarlo. Perfetto. Ed eccomi qui per farvi vedere le guanciotte. Una l'ho già fatta, molto semplice, con lo schema solo di 12 maglie, aumento di 12, anzi no, io qui ho fatto soltanto 12 maglie, l'anello magico, scusate, ho fatto già l'anello magico dei 12, lo chiudiamo e lo serriamo nel primo punto, non nella prima maglia, proprio nel punto di chiusura, così lo chiudiamo. Chiudiamo le nostre 6 maglie dell'anello magico, poi con anche filo andremo a cucirlo dietro e fermare i 2 fili restanti. Tiriamo di là e con l'ago poi lo chiuderemo indietro. E abbiamo anche il nostro secondo guanciotto. Ed eccoci alla parte finale. Come potete vedere, abbiamo le guanciotte ora da attaccare con la colla a caldo. Io ho già fatto gli occhietti e il musino con ago e filo. Vedete? Adesso attacchiamo le guanciotte che avevamo preparato precedentemente. Un po' di colla vicino all'occhio e mettiamo la prima guancia. Perfetto. Adesso attacchiamo anche la seconda guancia. Benissimo. Ecco qui. Teniamo un po' premuto, spingiamo bene. Ed ecco le guanciotte attaccate. Vedete? Ho già fatto gli occhietti e il musino. Facili da mettere, se volete potete prendere nota da quello che ho creato io per darvi una regolata. Adesso attacchiamo anche il fiocchetto, come vi ho detto, togliamo gli spilli che avevamo messo. E mettiamo anche un po' di colla sul fiocchetto, dietro naturalmente, per attaccarla all'orecchio. Ecco qui, un po' di colla. E mettiamo il fiocco. Perfetto, serriamo un po', premiamo. Benissimo. La codina l'abbiamo anche messa. Voilà, ecco qui, il nostro coniglietto è finito. Qui possiamo anche mettere delle perline, infatti io, vedete, ho comprato anche delle perline luccicanti, quelle che si mettono anche sulle unghie, e volendo possiamo abbellire il nostro fiocchetto attaccandole sul fiocchetto, come volete. È un'idea che vi voglio proporre. Spero che il video vi sia piaciuto e vi saluto. Alla prossima! Ciao ciao!